Il Partito Democratico chiede un consiglio straordinario all'amministrazione Mascia per discutere dell'annoso problema dell'area di risulta e di dove siano finiti i fondi per mettere finalmente mano a quest'area di pregio della città. Sono 20 anni che va avanti questa partita, però la politica nel 2008 aveva dato un chiaro atto di indirizzo, votato dall'allora maggioranza di centrosinistra con la benevola astensione del centrodestra, che tradotto in politichese significa che tutte le forze politiche della città erano d'accordo nel senso del cosiddetto progetto Monistiroli, che significa parcheggi interrati con 3 gradualità di lavori, biblioteca, mediateca e teatro. Il tutto, una operazione sicuramente assai complessa anche dal punto di vista dell'ingegneria finanziaria, con il contributo di fondi regionali e fondi provinciali, oltre alla realizzazione del teatro in capo alla Fondazione Pescara Abruzzo. Poi però non è successo nulla da quando il centrodestra è al potere. Nel frattempo però è scaduto un vincolo, perché con il finire di quest'anno, il 2011, non sarà più valido un vincolo per cui l'80% di quell'area così di pregio è destinata a verde pubblico. Questo per noi resta un principio, diciamo, ineludibile, una specie di linea del Piave dal quale non si può, diciamo, recedere. Secondo l'assessore Antonelli non ci sarebbe nessuno disposto a mettere soldi sull'area di risulta perché l'investimento non sarebbe remunerativo. Diciamo che questo è un argomento da verificare numeri alla mano, perché si tratta di fare piani economico-finanziari che siano in grado di garantire la remuneratività di un investimento che evidentemente è destinato a durare molto nel tempo. Un'ultima domanda cattiva: non è che si teme un altro intervento della Procura, perciò non si fa nulla? Ma come dice Andreotti, che a pensare male si fa peccato, ma talvolta si indovina. Io francamente questo non lo so. Penso però che chi amministra debba avere il coraggio delle scelte, senza pensare a, diciamo, chissà quali interventi.